Amici di L'AQ TV, ben ritrovati alle idee a confronto, il programma dedicato alle amministrative comunali dell'8 e 9 giugno. Ospite della puntata di oggi è il candidato sindaco e sindaco uscente di, del Comune di Giulianova, Ivan Costantini. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie a lei. Il, nostro candidato Ivan Costantini, 41 anni di, Giuliano, di Giulianova, è sostenuto dalle liste Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Obiettivo Giulianova, Costantini Sindaco, Giulianova in Movimento, Verso Giulianova. E Giulianova Turismo, sono ben nove liste sulle 18 liste che si sono presentate, credo che sia un record per Giulianova o sbaglio. Ma è il record non solo per Giulianova, oltretutto il record che avevo battuto già 5 anni fa perché mi presentai con una coalizione di sei liste civiche, eh, ma questa volta da 6 siamo passati a 9, ma questo è il record della più ampia coalizione mai presentata nei comuni a doppio turno dell'intera regione Abruzzo, quindi fate, questo fa comprendere quanta partecipazione ci sia stata dal basso, a noi ci fa piacere, tante persone che hanno voluto insomma, mettersi in gioco per cercare di continuare questo percorso intrapreso nel 2019, tante persone che hanno deciso eh, di darci una mano, supporto politico e amministrativo, eh, io cinque anni fa sono partito con una coalizione prevalente, prevalentemente civica, conseriste, eh, oggi abbiamo l'onore di ospitare anche i quattro partiti tradizionali dell'area di Centrodestra. Questo fa piacere, eh, però è anche una responsabilità perché rappresentiamo insomma tutte le sensibilità eh, della nostra città. Ci candidiamo anche per rappresentare tutti gli altri. Io lo dico sempre: questa è una coalizione che ha a cuore solo e esclusivamente il buon governo e il buon governo molte volte non è che ha un colore politico, bisogna superare questo steccato 100 destra, 100 sinistra, cioè noi vogliamo fare cose buone per la città, le cose buone per la città non sono né di destra né di sinistra, io dico sempre con ottimi amministratori di centrosinistra sinistra e pessimi amministratori di centro destra, quindi noi eh, abbiamo l'ambizione di poter rappresentare tutti e di eh, continuare questo percorso straordinario iniziale del 2019. Candidato sindaco. Prima di parlare della sua attività amministrativa e politica, visto che per cinque anni ha lavorato, come dice lei, con tante persone, vorrei chiederle qualcosa dell'uomo, visto che circa cinque anni fa era stato da poco eletto sindaco, dichiarò pubblicamente di avere un tumore. Oltre a fargli gli auguri, naturalmente, per la salute riconquistata, ci dica se questa esperienza, questa brutta esperienza, ha cambiato qualcosa in lei, non solo nel modo di vedere... Le cose, ma anche nelle passioni, nelle idee eh, future. Beh, da dove iniziare? Nel senso che io ho affrontato la scorsa campagna elettorale e non ho voluto rendere pubblico quello che era il mio problema di salute, anche se qualche amico che decise di scendere in campo nel 2019 al mio fianco conosceva la mia situazione di salute. Eh, io nel 2018, appena eh, 12 mesi dalla scadenza elettorale che poi mi ha visto eh, vincere in maniera roccambolesca l'elezione del 2019, eh, ho subito un bruttissimo intervento con la di due metastasi e dopo 12 mesi ho coronato il sogno che avevo sin da bambino che era quello di diventare primo cittadino della mia città. La malattia ti fa aumentare la determinazione, questo è poco ma sicuro, a me eh, mi, ha, mi ha fatto crescere tanto, cioè nel senso che a 35 anni io sono stato eletto sindaco ma in realtà me ne sentivo tanti di più sulle spalle per quello che avevo passato e vissuto. Eh, oggi devo dire che le, la mia situazione di salute è stabile e questo mi... Mi rende felice, tranquillo e più sereno anche nell'affrontare la campagna elettorale. Io, cinque anni fa, molti lo ricordano e me lo stanno ricordando: molti non capivano perché praticamente non riuscivo più a parlare. Io ho fatto 12 giorni eh, senza riuscire a parlare perché avevo una polmonite bilaterale interstiziale da farmaci. Quindi eh, la mia situazione non era bellissima e oltretutto prendevo 100 mg di cortisone al giorno che vi assicuro per una persona normale eh, pensare di poter affrontare la campagna elettorale con tutti quei farmaci eh, invece ci siamo riusciti poi qualche mese dopo eh, la vittoria del giugno 2019 purtroppo ho dovuto eh, passare qualche mese in ospedale e quindi da lì ho dovuto rendere pubblica la mia problematica perché comprendete bene un primo cittadino eh, appena eletto che viene ricoverato io ho dovuto fare diverse giunte all'interno dell'ospedale quindi ho dovuto convocare il segretario comunale la mia giunta all'interno dell'ospedale dell di Girono. non smetterò mai di ringraziare tutti i medici che mi hanno aiutato perché non era facile amministrare la città e, e, far, sto... e far fronte alle problematiche di salute, eh, però è stata anche quella una bellissima esperienza. Io vivo tutto in maniera molto serena, ho vissuto anche la malattia in maniera molto serena e quindi quell'esperienza per me è stata eh, brutta da un lato, ma sicuramente mi ha migliorato tantissimo. Eh, sono ancora, ancora più ma adesso determinato, adesso sono sereno nel senso che sì, sono determinato. Ma quello è un lato del mio carattere. Ma sono anche sereno perché sto affrontando la campagna elettorale con eh, il sorriso sulle labbra, con una coalizione straordinaria. Con tanti ecco, a, proposito, amici. a proposito di campagna elettorale, perché l'opposizione l'accusa proprio per il fatto che lei è stato eletto diciamo, eh, da civico e quindi ha preso i voti di un po' tanti e tutti i cittadini. L'accusa di non essere più il sindaco di tutti, da quando ha fatto una scelta politica ben precisa. Ce la può spiegare bene perché lei è il coordinatore della Lega. Lì, se ma, anche lì, ma anche lì fa, fa un po' sorridere perché io dico sempre che chi si candida a primo cittadino della città di Giulianova dovrebbe parlare dei temi: cioè di quello che vuole fare per Giulianova, di che cosa vuole realizzare, di quali sono eh, le esigenze che ha una cittadinanza. In realtà. Vedo purtroppo che l'opposizione, oltre che attaccare il sottoscritto della coalizione che rappresenta, poco riesce a fare. Io nel 2019 sono candidato civico, ma venivo da, ero il capogruppo uscente di Forza Italia in Consiglio Comunale, ero il vice segretario provinciale di Forza Italia. Insieme a me in quella coalizione civica sono confluite eh, tutti gli uomini e le donne di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e del nuovo centrodestra. Quindi diciamo che perché noi all'epoca non condividevamo la scelta del candidato sindaco Pietro Tribuiani e quindi decidemmo di fare un percorso diverso. Eh, quindi fa sorridere. Io sono sempre stato un uomo di centrodestra, eh, lo sono ancora adesso. Eh, oggi, ripeto, rappresento le mie serie civiche che mi hanno appoggiato. 5 eh, anni fa in più i partiti convenzionali che sono voluti tornare all'interno di questo progetto politico Beh. quando qualcuno tenta di identificare il sindaco di Giulianova io do un consiglio ai miei competitor cioè il sindaco di Giulianova è solamente una persona di 40 anni che tenta di amministrare il meglio possibile la città eh, loro preferiscono parlare di Tante cose che vi assicuro non, non entusiasmano l'elettorato. Eh, quindi gli consiglio di parlare dei temi. A me piacerebbe sapere cosa vogliono fare per Giuliano perché ancora non riesco a capire. <ride> ma mi piacerebbe perché magari nei prossimi cinque anni, noi siamo convinti che saremo ancora noi ad amministrare, eh, oltretutto vincendo al primo turno con un risultato storico. Ma io, siccome sono sempre stata una persona che ascolta anche gli altri, sarebbe bello capire cosa vogliono fare per Giuliano perché magari ci sarebbero delle idee buone da inserire nel eh, programma amministrativo e politico dei futuri cinque anni, se invece ormai mancano dieci giorni alla chiusura della campagna elettorale. Cioè, stiamo vedendo ormai da mesi che si dice noi faremo l'opposto di quello che farà Costantini. <ride> ho capito, però vorrei, vorrei capire che, cosa veramente, che, che intenzioni hanno per migliorare eh, la vita dei nostri concittadini. Ad oggi io eh, purtroppo non ho nulla di interessante da riscontrare se non un contraddittorio stucchevole che ormai fanno da giorni e giorni. Guardi sindaco, prima di entrare nel merito del programma che lei ha presentato, la prima cosa che colpisce è la scelta letteraria. No? Lei fa un riferimento alle elezioni americane di Italo Calvino quando parla dei criteri no? con cui è stato fatto il programma. Ma questo riferimento, cioè lei crede, non so se ha letto lezioni americane, sì, sì, lei crede di rispettare un po' quello che è il senso etico e un po' il modello Calvino anche come amministratore? Eh? Ma sì, io penso di rispettare quel modello, ormai. Noi amministriamo da cinque anni, io poi ho avuto anche l'onore di ricoprire ruoli importanti in provincia, ho fatto sia il consigliere delegato che il vicepresidente della provincia di Termo, quindi insomma il nostro modo di approcciarci alla cosa pubblica è, è noto, eh, cerchiamo di essere molto pratici, di essere chiari, di parlare poco, eh, di ris far rispondere tanto con i fatti, la cittadinanza ripeto è stufa, non va a votare, quindi... Eh, bisogna essere trasparenti ma bisogna anche dare risposte immediate io dico sempre ci sono due tipi di amministratori io anche con i miei ruoli e incarichi al di fuori di quello comunale ho avuto modo di pesare eh, tanti colleghi ci sono gli amministratori che tecnicamente galleggiano per cinque anni e poi ci sono gli amministratori che ogni mattina vanno in comune e prendono delle decisioni eh, poi magari con, prendono dieci decisioni, due le sbagliano perché sbagliare è umano, chi dice che non sbaglia mai dice non una esiste. bugia, però io faccio parte sicuramente di quella parte di amministratori che la mattina si sveglia per prendere delle decisioni e, e, e in questi io. cinque anni penso che si sia visto, insomma Giulianova uno non deve autocelebrarsi, però io giro tanto, sia per Giulianova che fuori Giulianova, Giulianova è una città profondamente cambiata e chi non ammette questo... Cambiamento non solo prende in giro i cittadini, ma fondamentalmente nega l'evidenza. Sindaco, entriamo un po' più nel dettaglio del programma, che appunto lei, utilizzando un po' quelli che sono i criteri no, di Calvino, divide in sei parti: le leggo perché non me le ricordo: governo del territorio, politiche sociali e, e servizi al cittadino, ambiente e viabilità, turismo e commercio, cultura e sport. Porto e spiaggia, stiamo parlando di quasi 40 pagine di, eh, di programma, però vedo che comunque di queste sei parti al primo posto ha messo il governo del territorio. Quali sono, se lei adesso dovesse tornare indietro, i problemi che per quanto riguarda il territorio in questi cinque anni non è riuscito ad affrontare e risolvere? Ma allora questa è una bella domanda perché io dico sempre che abbiamo fatto tante cose, ma purtroppo tante non siamo riusciti a portarle a termine. Un po' anche per la problematica legata al Covid, che per due anni e mezzo ci siamo dovuti occupare di tamponi, vaccini, posti letto, ospedale Giulianova e quindi abbiamo purtroppo rallentato la macchina amministrativa. Sicuramente da qui ai prossimi cinque anni eh, lo stiamo raccontando in tutte le piazze che facciamo ogni sera. Noi abbiamo due obiettivi: il primo obiettivo è aumentare la manutenzione ordinaria della città, la pulizia, il verde pubblico e quindi cercare finalmente di avere un, un decoro al, al, al passo con una città come quella di Giulianova che lo merita. Eh, un po' siamo andati a rilento, un po' abbiamo avuto le note problematiche legate alla società partecipata a Giulianova Patrimonio che abbiamo ereditato con 5 milioni di euro di debiti e quindi abbiamo dovuto fare un piano di risanamento, però questa non è una scusa. Io dico sempre... Abbiamo cercato di fare il massimo con quello che avevamo. Oggi dobbiamo tentare in ogni maniera di fare il meglio possibile perché la città di Giulianova se lo merita. Questo è il primo punto. Il secondo punto, ogni amministratore serio viene ricordato per le opere infrastrutturali che lascia. Quindi la città di Giulianova merita delle opere infrastrutturali importanti. Qualcosa abbiamo fatto nella riprova. Che sul nostro programma elettorale al primo punto nel 2019 c'era la realizzazione di Piazza Dalmazia perché doveva identificare il, il centro dell'ido e la riqualificazione del lungomare monumentale è avvenuta nei primi 24 mesi nonostante il Covid. Oggi la sfida sono le tre grandi infrastrutture che noi proponiamo. Uno è il completamento del quarto lotto La Teramo Mare, il Presidente della Regione Marco Marsiglio è venuto. Venerdì sera a Giulianova ad annunciare che entro il 2024, come noi diciamo da tanto tempo, eh, potrebbero iniziare i lavori. Stiamo lavorando insieme all'ANAS a tamburo battente e insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti perché noi, a differenza di tutti gli altri miei competitor, abbiamo ottimi rapporti sia col Ministero che con la Regione Abruzzo. E questa opera diciamo, migliorerà molto la viabilità con la collina. No? Ma collina. non solo migliorerà la viabilità, ma noi abbiamo l'unica chance per, per far ripartire eh, l'area industriale di Colleranesco eh, e avere questo importante svincolo e questa importante arteria. Questo permetterebbe oltretutto poi di agevolare i 14 ettari di zona ZES che sono stati perimitati sull'area di Giuliano. Quest'opera infrastrutturale è una di quelle opere che possono cambiare il volto della città e quindi noi ci teniamo particolarmente e non vediamo l'ora di iniziare. Qualche, no, eh... aspetta, ho parlato di tre infrastrutture. Sì, sì. Teramo Mare? Teramo Mare. No, stavo dicendo c'è qualche mio competitor che addirittura dice che ci vorranno dieci anni, quindi comprendete bene che a noi ci piace rispondere con le carte e atti alla mano. Quindi noi atti alla mano siamo convinti che se non sarà il 2024, lo speriamo, ma comunque il 2025 sarà l'anno dell'inizio dei lavori del completamento del quarto lotto. Poi c'è un'opera che è già stata finanziata dal governo centrale e qui devo ringraziare l'interessamento ancora una volta del Presidente della Regione Marco Marsiglio, il porto di Giulianova ha un finanziamento per 18 milioni di euro, annunciato oltretutto dal, direttamente dal Premier Giorgia Meloni in una conferenza stampa all'Aquila. Questo ci onora e fa capire quanta attenzione c'è per il nostro territorio da parte di un governo. Questa è una cosa più unica che rara. Io nel corso degli anni non penso che sia mai arrivata una... Un, questo è sicuramente il finanziamento più importante che sia mai arrivato a Giulianova, che permetterà di far diventare il porto di Giulianova forse il più bel porto del Medio Adriatico. Giulianova è una città straordinaria morfologicamente baciata dalla fortuna, però comprendete bene che è l'unica che ha il porto delle sette sorelle della costa di E quindi riusciremo ad avere, io la chiamo sempre, l'apertura d'est, un'apertura d'est che diventerà un, uno snodo eh, cruciale per tutta la vita commerciale della città. Infatti lei nel suo programma parla anche del collegamento con la Croazia eh, e con... Assolutamente, perché noi.. Solo grazie a questi pesanti investimenti potremo pensare di tornare ad avere i collegamenti con la Croazia e con le isole Tremiti. Perché dobbiamo puntare in alto ed essere ambiziosi, quindi, eh, questa è la seconda opera infrastrutturale importante. La terza, che è quella che i giuliesi hanno più a cuore. È finalmente, perché era riportato in tutti i programmi elettorali di tutti i miei predecessori negli ultimi 15 anni, ma nessuno è riuscito a realizzarla. Ed è il collegamento tra Giulianova Paese e Giuliano Lido, un collegamento meccanico che da Piazza della Chiesa possa eh, trasportare in assoluta eh, sicurezza i cittadini che vogliono. Dal paese scendere al lido e dal lido salire al paese, oltretutto con la possibilità di eh, anche qui di avere un grandissimo parcheggio nell'area del mercato coperto. Anche qui, mercato coperto, apro solo una parentesi: in tutti i programmi che io ho visto negli ultimi vent'anni in cui mi interesso di politica, tutti parlavano della riqualificazione del mercato coperto. Poi non l'ha mai fatta nessuno. Questa amministrazione possiamo dire. Certificandolo è riuscita non solo a intercettare i fondi col PNRR ma ad appaltarli e proprio stamattina sono partiti i lavori al mercato coperto. Questo fa capire la serietà degli amministratori. Noi per il collegamento Giurano Valido-Giano Paese abbiamo già fatto il primo atto propedeutico, quindi abbiamo acquisito la collina che permetterà il passaggio di questa collegamento meccanico, poi saranno i tecnici a decidere se dovrà essere una scala mobile, una, una cremagliera, una funicolare sì. lo decideranno loro però noi come presi l'impegno eh, cinque anni fa e poi riuscimmo a realizzare nonostante il covid eh, piazza Dalmazia io prendo l'impegno insieme alla mia squadra che nei primi 24 mesi riprenderemo i fondi e realizzeremo finalmente il collegamento tra il Gionoma paese e il giovane quindi sono tre opere infrastrutturali che cambieranno il volto della città Cultura, cinema, teatro, diciamo che Giulianova era famosissima no, per tutte le attività culturali che erano fatte, soprattutto l'estate c'erano dei festival musicali, di poesia. Quali spazi le intende dare a questo fiorire a tutte queste associazioni teatrali e culturali? Che Questa ci sono è una domanda che mi piace perché non la fa mai nessuno. Quindi... Allora, innanzitutto, voglio dire che. Questa amministrazione regalerà il teatro della città di Giulianova, teatro che noi non abbiamo perché grazie a una lottizzazione abbiamo finanziato la ristrutturazione del Cursal, i lavori dovrebbero iniziare a settembre, non li abbiamo fatti iniziare prima per evitare eh, di privare la città di uno spazio così importante come il Palazzo Cursal. I lavori inizieranno a settembre e regaleremo alla città di Giulianova un teatro con 350 posti in linea con tutti i... Il, i teatri che ci sono oggi in regione Abruzzo la capienza media dei teatri nella nostra regione varia tra le 200 e le 400 unità quindi sarà un teatro vero e proprio nel il cuore del, del, della parte eh, del Lido di Giulianova eh, per gli spazi il mercato coperto ospiterà il mercato delle erbe al piano terra ma sopra sono tutti spazi che saranno adibiti alle associazioni ai giovani che vorranno insomma eh, usufruirne, ma io voglio ricordare che questa amministrazione ha rilanciato un festival straordinario che si chiama Approdo e qui devo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato attorno ad Approdo che ha riportato non solo tanta cultura, ma ha riportato un focus sul centro storico perché questo. Eh, questa straordinaria manifestazione viene svolta tutta all'interno del centro storico. Ha ospitato diversi artisti anche di fama nazionale e internazionale e ogni anno dà il suo contributo per migliorarsi. In più ricordo a tutti che la Pinacoteca Bindi, che è un vanto per questa città, era chiusa ormai da decenni e l'amministrazione comunale, corciandosi le maniche è riuscita a riaprirla anche questo è un motivo deve essere un motivo d'orgoglio oggi la Pinacoteca Bindi è uno di quei punti di riferimento all'interno del Centro Storico Culturale eh, che fanno da padrone per tutti gli eventi eh, che il Polo Museale organizza nella parte alta di Giulianova Sindaco, gli ultimi due minuti li dedichiamo al welfare e ai giovani purtroppo anche quest'anno anche lo scorso anno l'Abruzzo ha perso circa 3.000 eh, residenti, eh, purtroppo il fenomeno comincia a sentirsi anche sulla costa, nel senso che i nostri giovani eh, non, non restano in Abruzzo. Ecco, per contrastare sia la povertà, che diciamo, non accenna a diminuire, che la fuga dei giovani, il lavoro, il turismo, su cosa vuole puntare quest'anno? Allora, prima cosa ci tengo a dire che... Ho fatto tante cose in questi cinque anni, ma la cosa che più eh, mi ha nobilitato nella gestione della macchina amministrativa è stata ricoprire il ruolo di Presidente dell'Unione dei Comuni Terre del Sole, dove ho avuto l'onore di gestire il sociale non solo per il Comune di Giulianova, ma per tanti altri comuni della nostra provincia. Eh, però posso dire con orgoglio che il Comune di Giulianova ha raddoppiato i trasferimenti ogni anno all'Unione dei Comuni, anche quando non sono stato più Presidente. Cioè, quindi noi abbiamo raddoppiato le risorse rispetto alla gestione eh, precedente, e siamo passati da un milione a due milioni di euro al all'anno su degli interventi che sono prevalentemente eh, i PIS, che è il pronto intervento sociale, quindi quando tu devi materialmente andare immediatamente a dare delle risposte, ma abbiamo fatto diversi... Eh, Diverse campagne con tutta l'Unione per cercare di dare delle risposte alla cittadinanza che ha delle evidenti problematiche in un momento complesso anche nella storia del nostro paese Italia. Perché noi abbiamo sofferto tantissimo, soprattutto alla fine della pandemia, dove c'è stata un'evidente contrazione durante la pandemia e sul post pandemia. Poi abbiamo ottenuto un risultato storico, Giovanova ha il primo dormitorio della provincia di Teramo, cioè noi non lasciamo in strada nessuno. Quindi se c'è qualcuno che ha eh, nel nostro comune eh, un'imminente allora. problematica, noi possiamo subito non intervenire subito. Lo possiamo subito intervenire. Questo è un motivo di orgoglio, devo ringraziare naturalmente anche qui l'assessore di competenza che oltretutto anche il vice sindaco di albani perché lo ha fortemente voluto, oggi ci sono già delle utenze dentro, questo a me fa sempre piacere quando eh, realizziamo qualcosa e viene che, però, che però serve, certo. che viene utilizzato, quindi abbiamo già delle utenze dentro. Sui giovani e lavoro possiamo aprire un capitolo enorme, non basterebbero neanche 20 minuti dell'intera trasmissione. Io mi sento molto più vicino anagraficamente ai miei coetanei che tendenzialmente non sono rimasti a Giulianova perché sono andati fuori. Eh, noi sul turismo stiamo lavorando tantissimo e quindi abbiamo la possibilità di dare delle risposte, ma comprendete bene che non esiste una città che si candi a diventare. Eh, secondo comune più importante della, della provincia, provincia di Teramo, a non avere un, un nucleo industriale dove tornano a investire i giovani, tornano a investire gli imprenditori, assolutamente sì, tornano a investire perché solo grazie alle nostre migliori eccellenze che non dobbiamo far fuggire ma dobbiamo far rimanere a Giulianova si può generare ancora Sindaco, lavoro. La ringrazio tantissimo per la sua partecipazione, grazie. ringrazio chi ci ha seguito. Al prossimo appuntamento di Le idee a confronto. Grazie.